su Virgo Gaming e siamo anche tornati con la mia mitica FM skin dopo che ho risolto appunto i problemi di crash dumps, insomma di run out of memory che ho avuto tempo fa. Speriamo che non dia più problemi. Dobbiamo giocare le ultime due partite, ovviamente i risultati fatti vengono i deliri. Codense perso 1-0, Conti Redners perso 4-1, prestazione orribile. Gol di Olse, ma loro ci hanno ovviamente devastato con la doppietta di Marvinego. Guardate il sorpresone. Il sorpresone è questo. Il Midtjylland è retrocesso. Attenzione insieme al Vensyssel. Altri aggiornamenti, nessuna novità, né dall'Eintracht né dal quell'altro, né dal Tottenham. Abbiamo anche inoltrato però la proposta all'Atalanta e i tifosi considerano quella di Virgo la candidatura principale, anche se la dirigenza spera ancora che io rinnovi il contratto, cosa che non accadrà. Altre due notizie fantastiche. In primis, concludiamo con dopo aver raggiunto 100 partite. Quindi quella con l'ultima con i Renders è stata esattamente la mia centesima partita con il Copenaghen. E nella formazione dell'Europa League, vediamo se la ritrovo, Olse, tra i vari dell'Lipsia, della Lazio, anzi tutti Lipsia e Lazio, quindi penso le finaliste, non ci ho fatto caso prima, Olse è l'unico del Copenaghen. Grande traguardo per il nostro Carlettino Principe dei Mostri, ma ora vediamo il futuro e vediamo nei prossimi giorni cosa ci aspetterà. Finisce la stagione ufficiale per il Copenaghen. Vediamo il riassunto. Primi negli ultimi anni, clamorosi. Siamo arrivati ottavi, poi abbiamo preso la scalata e per buoni tre quarti del campionato siamo stati primi. L'allenatore del Copenaghen si dimette. I possibili sostituti potrebbero essere Stanislav Moravec del Bratislava, Oleksiy Mikhailchenko della Dinamo Kiev e Niko Kovac disoccupato. E questo fa capire quanto la nostra avevamo messo le radici al Copenaghen. Un esodo, vale a dire Marcelo Jaja e Tomei, il nostro vice e il nostro preparatore atletico, hanno lasciato il club dopo recente abbandono di Mister Davor Virgo. Quindi loro potrebbero essere seriamente due dei membri dello staff che ci potrebbero seguire nella nuova avventura. Poi comunque vedremo, innanzitutto dobbiamo trovare la panchina. Intanto anche il Rennes è libero, ma ripeto, ho già una carriera in Francia e quindi non andrò mai in Francia, ovviamente, né al Monaco, né al Rennes, né neanche al Paris Saint-Germain, perché voglio provare qualcosa ovviamente di nuovo, non voglio avere in due carriere due squadre nella stessa nazione. E colloquio, invito al colloquio per il posto all'Eintracht Francoforte. Ovviamente miro a trovare squadra prima possibile, ma per un semplice fatto, perché 13 giorni inizia il mercato, quindi vorrei lavorarci al mercato. Quindi, insomma, intanto il Tottenham mi respinge la domanda, vabbè. Colloquio all'Anderlecht, onestamente, no. Non mi intriga l'Anderlecht, poco per niente. No, zero proprio. Mi dispiace, vado per altri lidi, rifiuto il colloquio. E intanto anche i tifosi dell'Eintracht Francoforte considerano quella di Virgo la candidatura principale. Vediamo altri posti liberi. No, vabbè, niente, poi tanto l'Hannover onestamente poco mi aggrada. Poi abbiamo già l'Eintracht in Germania. Vediamo un po' che succede. Quindi ora in corsa sono Atalanta e Eintracht. Mo' sono due le cose, o si apre qualche altra panchina o aspettiamo un po'. E intanto il Tottenham assume Ancelotti, che era all'Everton. Gli chiediamo anche incarico all'Everton. Interessante. Intanto colloquio a Rennes, rifiutiamo. Colloquio all'Hannover, rifiutiamo. E colloquio all'Atalanta, attenzione. Vediamo come andrà il colloquio, intanto lo faccio e comunque i risultati li vedremo nei prossimi giorni.
intanto anche l'Everton mi offre un colloquio. Ovviamente accettiamo. Fatto il colloquio, e vi dico, dei tre colloqui l'unico nel quale si è parlato di cifre, quindi budget ingaggi e budget trasferimenti alti, 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 veramente alti. Però muoviamoci, perché il primo luglio dovrebbe iniziare il mercato, quindi dovrei fare il mercato. Non voglio aspettare settimane e settimane prima di trovare una cacchio di panchina. Intanto, il colloquio all'Eintracht non è andato a buon fine. Gerardo Soane eletto allenatore. Ma l'Everton sonda il terreno per l'italiano. Davor Virgo, il 2 di luglio, quindi abbiamo anche tutto il mercato da fare. Calcio divertente, per i giocatori sotto i 23 anni per prima squadra. Sviluppo, i giocatori usano squadre calcio del club, comunque ottimo vivaio. Vabbè, ovviamente lavora nel limite del fondo ingaggi, ma questo lo faccio di mio. Acquisti i giocatori per poi venderli a tenere profitto. Vabbè, questo è un po' così. Premier Division, visione alta, diventa la migliore delle altre. Cosa vuol dire? Ok, fare in modo che nell'arco di tempo previsto la squadra venga riconosciuta come la migliore delle altre dopo le top 6 della Premier Division. Mannaggia quegli errori di file non portati al no fake. E quindi così, diciamo che nel piano triennale, quadriennale, diciamo, dobbiamo arrivare, diciamo, minimo, anzi al settimo posto più o meno. Quindi vabbè, avvia negoziati, va bene tutto, va bene tuttissimo, concludi accordo, esci, e quindi possiamo dire che l'Everton ha preso Davor Virgo. Quindi la nostra nuova panchina will speak in English because I will be the next manager of Everton. Quindi si vola in Inghilterra. E ora vediamo un pochino in breve i calciatori che abbiamo a disposizione. Qualche minutino, perché tanto poi questo episodio, diciamo, lo vorrei far finire, perché arriviamo qui, vediamo brevemente qualche giocatore interessante. Prima che me ne scordo, vediamo per Yaya e Tomei forse, però Yaya almeno, a meno che non abbiamo elementi migliori. E poi ci concentreremo su qualche giocatore importante della rosa, per poi concludere e iniziare la prossima puntata direttamente con il mercato dell'Everton. Ed ecco qui la nostra squadra. Innanzitutto per lo staff vediamo che dobbiamo prendere più elementi, preparatore in secondo, preparatore atletico e altri dello staff. E vi dico che ho già fatto le offerte per Yaya in qualità di preparatore atletico e Tomei come allenatore in seconda. Ora vediamo brevemente la squadra, giusto per farci un'idea. Lössl in scadenza e lo sto rinnovando, in quanto lo considero un ottimo secondo di Pickford, mentre Farignez è anche un extracomunitario, perché ormai è tutto solo in Inghilterra, però lo vuole dare in prestito perché ha giocato poco, deve esprimere ancora un potenziale, poi non voglio che abbia casini con il permesso di lavoro. Michael Keane, Golson, Jerry Mina, questo Brant White che può essere interessante, un giovanissimo difensore centrale nel 96, clamoroso, ambidestro, fantastico. Atebur, buon giocatore, ottimo giocatore. Coleman, purtroppo la bandierona se ne vuole andare. Jonjo Kenny, ottimo anche questo profilo, giovane che può crescere. Karun Connolly, ceduto al New England già di default. Gbamen, buon profilo, 25 anni, un incontrista, alla terza stagione, va bene. FT, che è un difensore centrale, anzi un terzino destro, ma
non ha proprio le qualità e non ha l'altezza da centrale. Ha giocato pochissimo la scorsa stagione, quindi lo sto cedendo in prestito, che appena sono arrivato già c'erano offerte, ho accettato. Delph a scadenza monetizzerò un qualche soldino. Tom Davis, che giocatore questo qui, Tom Davis top dei top. Andre Gomes e Lovro Maier, attenzione, fantastico. Moussa Marega, oddio, ma che, attenzione, ma che, ma che mizzica, gli ha fatti gol, però onestamente, cavolo, cioè, no, no, mi dispiace, Moussa Marega, cioè, io purtroppo non so, solamente un profilo che guardo, quindi, se riusciamo a cedere a queste cifre, grazie che cola. Poi si sa che in Inghilterra i prezzi sono tutti un po' gonfiatelli. Moussa Marega, la stiamo avendo squadra adesso. Bernard, altro giocatore che sto cedendo, era già cedibile, però, sì, non ha carisma, coraggio zero proprio, equilibrio, forza zero proprio, e quindi lo sto cedendo, l'ho messo tra i cedibili. Gylfi Sigurdsson, ragazzi, questo qui sarà il nostro totem islandesone. Iwobi, ottimo giocatore. Kieran Dowell, anche lui ottimo. Richarlison. Anthony Gordon, non lo conosco, però può essere interessante. Scorso qualche partita l'ha fatta, male che vada lo si va in prestito. Dominic Calvert-Lewin, anche lui interessante. Moise Kean, no raga, c'è, cioè, Moise Kean, no, cioè, mi dispiace, lo tolgo dai prestiti perché lo voglio in squadra. Per me nessuno mi può dire, ah, hai preso Kean, hai preso un Wonder Kid, perché tanto era già, diciamo, era già in rosa, quindi eviterò le critiche per avere questo giocatore. Sandro ci può stare. E Cenk Tosun, anche lui cedibile all'ultimo di contratto. Vediamo un pochino se avremmo delle offerte. Io ovviamente, vediamo un attimino da codesta squadra, vi dico, io vorrei portarmi, allora, innanzitutto, prima di vedere, però dobbiamo vedere ruolo per ruolo, perché ad esempio a sinistra non abbiamo Digne, cacchio, abbiamo anche Emerson Palmieri, ciao ciao, vabbè, ad esempio di talentoni riandiamo sul Copenhagen. Di talenti, raga, no, cacchio, Bellingham l'abbiamo preso dall'Everton, è vero, come ha fatto soltanto così poche presenze l'anno scorso, vabbè, non so per quale motivo, ne ha fatte 10, non so perché così poche, vabbè, comunque, cavolo. Ma ho riportare Bellingham, preso, e lo riportiamo, ma lo riportiamo davvero? Cacchio, sì, oh. Sì, raga, io lo voglio Bellingham con me, quindi vado subito un'offerta di prestito, vai, si parte con i fedelissimi. Ah, soltanto per una stagione me lo fa fare. E mettiamo un costo opzionale. Mettiamo 7 milioni e mezzo. 12 milioni. Andiamo con 10 salomonicamente. Yeah. E quindi Bellingham torna all'ovile. Felix Cross va bene. Stage poi rimanendo sta. Carletto Olse, no raga, Carletto Olse io devo assolutamente riportarlo. Quanto mi chiederanno? Porca, ma così poco? Vai, vieni Carlettino mio. E anche Lind. Ottimo, possiamo fare così.
ti do 5 rate in totale, 3 milioni, 3 milioncini, 3 milioncini, va bene? Fantastico. Vai. Cavolo. Quasi quasi mi prendo anche Winter Oilund. 9,50. Va bene, vai. Cioè, in pochi secondi abbiamo fatto le trattative. Bellingham, Olse, Vind e Winter Oilund. I più talentuosi. E Fischer, Fischerino mi piacerebbe anche. Fischerino mi piacerebbe. Soltanto. Ma facciamo così, dato che non voglio rovinarmi tutto quanto il budget. Una rata. E ti do 8,5. Ti do anche 500.000 euro in più. Raga, abbiamo fatto i primi trattative. Quindi ci stiamo portando dal Copenaghen Bellingham in prestito, Fischer, Olsen, Vind e Rasmus Winter Oilund. Fantastico. Chi ci può stare quel mercato? Quindi, per questo episodio filler 2.0 è tutto. Nuovo allenatore dell'Everton. Presto avremo altri giocatori, i nostri fidatissimi al Copenaghen, che andranno a arricchire la nuova rosa. Poi vedremo bene come operare sul mercato per acquisti più consistenti. Detto ciò, se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. Attivate la campanella grigia per le notifiche e un abbraccio al vostro video gaming di fiducia e buon proseguimento. Ci vediamo alle prossime avventure dell'allenatore Davor Virgo con l'Everton.